Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero darti tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino. E stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, o mio Signore, Cristo Gesù. Libro di Cielo, volume 6, 28 agosto 1905, capitolo 129. Questa mattina il mio adorabile Gesù, nel venire, mi faceva vedere il suo amabilissimo cuore, e da dentro lui uscivano come tanti fili lucenti di oro, di argento, rossi, e pareva che formavano una rete. E filo per filo legava tutti i cuori umani. Io sono rimasta incantata nel vedere ciò e lui mi ha detto: figlia mia, il mio cuore si lega con questi fili, tutti gli affetti, i desideri, i palpiti, l'amore, fin la stessa vita dei cuori umani, in tutto simile al mio cuore umano, solo diverso nella santità. Ed avendoli legati dal cielo, a seconda che si muovono i desideri miei, il filo dei desideri eccita i desideri loro. Se si muovono gli affetti, il filo degli affetti muove gli affetti loro. Se amo, il filo dell'amore eccita l'amore loro. Ed il filo della mia vita dà loro la vita. Oh, che armonia tra il cielo e terra, tra il mio cuore ed i cuori umani. Ma questo lo avvertono solo coloro che mi corrispondono. Ma chi ripugna con l'efficacia della loro volontà, niente avvertono e mandano a vuoto le operazioni del mio cuore umano. Capitolo 130, 4 settembre 1905. Continuando il mio solito stato, il mio adorabile Gesù mi faceva vedere la sua sacratissima umanità, tutte le sue piaghe, le sue pene. E da dentro le sue piaghe, fin dalle sue gocce di sangue, uscivano tanti rami carichi di frutti e di fiori. E pareva che mi comunicava le sue sofferenze e tutti i suoi rami carichi di fiori e di frutti. Io sono rimasta meravigliata nel vedere la bontà di nostro Signore, che mi partecipava a tutti i suoi beni senza escludermi niente.
di tutto ciò che lui conteneva. E il benedetto Gesù mi ha detto: figlia diletta mia, non ti meravigliare di ciò che vedi, perché non sei sola o unica, perché in tutti i tempi vi ho tenuto anime che, per quanto può una creatura, in qualche modo perfettamente potessero ricevere lo scopo della mia creazione, redenzione e santificazione, e potesse la creatura ricevere tutti i beni per cui l'ho creata, redenta e santificata. Altrimenti, se io non avessi in ogni tempo, fosse pure una sola creatura, sarebbe frustrata tutta la mia opera, almeno per qualche tempo. Questo è ordine della mia provvidenza, della mia giustizia e del mio amore, che in ogni tempo vi tenessi almeno una sola, che io potessi parteciparle tutti i beni, e che la creatura mi desse tutto ciò che mi deve come creatura. Altrimenti, a che pro mantenere il mondo? In un momento lo sconquasserei. E perciò appunto mi scelgo le anime vittime, come la divina giustizia trovò in me tutto ciò che dovrebbe trovare in tutte le creature, mi partecipò tutti insieme i beni che avrebbe partecipato a tutte le creature, in modo che la mia umanità conteneva tutto, così nelle vittime trovo tutto in loro e a loro partecipo tutti i miei beni. Nel tempo della mia passione vi ebbi la mia carissima madre, che mentre le partecipavo tutte le mie pene e tutti i miei beni, essa come creatura era attentissima a radunare in sé tutto ciò che mi avrebbero fatto le creature. Quindi io trovavo in lei tutta la mia soddisfazione, tutta la gratitudine, il ringraziamento, la lode, la riparazione, la corrispondenza che dovevo trovare in tutti gli altri. Poi veniva la Maddalena, Giovanni, e così in tutti i tempi della Chiesa. Onde, per fare che dette anime mi fossero più gradite e potessi sentirmi tirato a dare loro tutto, le prevengo prima e poi nobilito loro l'anima, il corpo, il tratto e fin la voce, in modo che una sola parola ha tanta forza e tanto graziosa, dolce, penetrante, che tutto mi commuove e mi intenerisce, mi cambia e dico: ah, è questa la voce della mia diletta. Non posso fare a meno di ascoltarla, sarebbe come se volessi negare a me stesso ciò che vuole. Se non devo ascoltarla, mi conviene togliere la volontà di farla parlare, ma mandarla vuota, mai. Sicché tra essa e me passa tale elettricità di unione che l'anima stessa non tutto può comprendere in questa vita, sebbene lo comprenderà con tutta chiarezza nell'altra. Capitolo 131, 6 settembre 1905. Questa mattina, dopo aver molto stentato, vedevo Nostro Signore crocifisso ed io stavo baciando le piaghe delle sue mani e riparando e pregando che santificasse, perfezionasse, purificasse tutte le opere umane per amore di quanto aveva sofferto nelle sue santissime mani. Ed il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, le opere che più inaspriscono le mie mani e che più mi amareggiano e allargano le mie piaghe sono le opere buone fatte con disattenzione, perché la disattenzione toglie la vita all'opera buona, e le cose che non hanno vita sono sempre prossime a marcire. Quindi a me mi fanno nausea, e all'occhio umano è più scandalo l'opera buona fatta senza attenzione che lo stesso peccato, poiché il peccato si sa che è tenebre. Non è meraviglia che le tenebre non danno la luce, ma l'opera buona, che è luce da tenebre, offende tanto l'occhio umano che non sa più dove trovare la luce e quindi trova un ingombro nella via del bene. Queste letture cadono nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria liturgica, anche se è memoria facoltativa, di Santa Margherita Maria Alacoque, che è stata una grandissima anima vittima e che tra l'altro è stata la depositaria, la confidente di Gesù nella liberazione del Sacro Cuore, ecco, di cui Gesù esplicitamente parla nel primo capitoletto che abbiamo visto, quindi il cuore di Gesù che lega attraverso questi fili i cuori umani. E meno direttamente, ma comunque indirettamente, ne parla attraverso il secondo capitolo che abbiamo letto,
e che si basa su una contemplazione particolare della sua umanità sofferente, che è un tema fondamentale nella spiritualità del Sacro Cuore, con quell'altra ulteriore immagine dei rami carichi di frutti e di fiori, e contiene però anche un riferimento esplicito sia alle anime vittime, sia soprattutto a questo ordine della provvidenza di cui Gesù parla esplicitamente, cioè nel senso che non esiste, possiamo dire, istante nel corso della storia, quindi anche adesso, in questo momento, è impossibile che non ci sia sul pianeta Terra almeno un'anima, dice Gesù, almeno una sola, che sia, come dire, capace perché certamente lo vuole, di aprire il cuore e accogliere tutte le grazie che il Signore gli dà e perfettamente ricambiarle. E questo lo dice esplicitamente Gesù, e chiosando insomma la sua affermazione con il corollario che se questo non fosse non manterrei in vita il mondo, in un momento lo sconquasserei, e poi le ulteriori spiegazioni. Ora, essendo questi due capitoli abbastanza legati tra di loro, partiamo dall'ultimo, che è un monito a fare attenzione alla disattenzione. Ecco, le opere buone fatte con disattenzione. Questo purtroppo per noi è una discreta croce, insomma, no? Perché la nostra mente, la santa di ieri, che è Santa Margherita, Santa Teresa d'Avila la chiamava la pazza della casa, e non è possibile frenare l'incedere, il moltiplicarsi dei pensieri anche quando stiamo facendo le cose più sante e più buone. Ecco, solo che il monito di Gesù serve quantomeno a sollecitarsi, a ammonirsi a non essere mai volontariamente disattenti quando si fa qualche opera buona, di qualunque genere sia opera buona fatta nei confronti del Signore. Si deve pensare alla partecipazione alla Santa Messa, la celebrazione del sacramento della confessione, insomma, o per chi è sacerdote l'ascolto di una confessione, e la preghiera, l'ascolto del prossimo, e un'opera buona compiuta nei confronti del prossimo, quindi l'ascolto attento, ecco, di chi ci parla, ecco, la presenza di noi stessi, sia quando facciamo la preghiera vocale, sia ancora di più quando facciamo la preghiera mentale. L'adorazione, ecco, la disattenzione, dice Gesù che è un problema abbastanza grande, quindi toglie la vita all'opera buona, quindi è come un albero senza radici, quindi è marcio, e usa termini abbastanza forti, a me fanno nausea, dice, quindi ed è un'opera di luce, diciamo così, che si trasforma in tenebre, quindi questo non ci deve, diciamo, far venire adesso l'angoscia profonda, però ci deve portare alla riflessione, nel senso che i maestri di spirito dicono che quando non è possibile, diciamo così, controllare il prolificare dei pensieri, quindi la distrazione involontaria, la colpa quando c'è è molto lieve, ecco, ma nulla di volontario, ecco, deve essere vissuto in questi momenti, appunto, con la nostra volontarietà, e non è difficile, insomma, di capire quando ci stiamo distraendo in maniera volontaria. Ora, una cosa, tornando, ecco, vediamo adesso questi due. Allora, io vorrei subito notare una cosa che è oggetto di meditazione anche per me. Ci sono una montagna di cose, di operazioni divine che vengono realizzate, si muovono intorno a noi senza che noi ne abbiamo coscienza. Fili d'oro, d'argento, rossi che partono dal cuore di Gesù e raggiungono i cuori di tutti gli uomini. Lui dice che l'avverte, ma bisogna vedere come, insomma, la manda a vuoto solo chi
non pone ostacoli con la propria volontà e corrisponde alle azioni della grazia. Mi chiedo fino a che punto, cioè nel senso, non credo che senza una rivelazione esplicita come Gesù qui sta facendo si possa prendere proprio coscienza letteralmente di questo fatto, no? Nel senso che c'è Gesù che dal suo cuore sacratissimo, amabilissimo, manda questi fili. I colori sono quelli delle più grandi virtù, no? E l'oro e l'argento sono state variamente interpretate, insomma, l'oro generalmente in spiritualità è interpretato come simbolo della carità, che è la più grande delle virtù, o della sapienza, che è la più grande delle virtù intellettuali, no? L'argento come la fede, appunto, e generalmente, insomma, e il filo rosso generalmente, insomma, anche qui l'amore o il martirio, insomma, no? Quindi lo spirito di mortificazione, di penitenza. Quindi la sostanza di questo capitolo è quello che Gesù spiega, cioè, e questo è un mistero molto grande, perché in forza dell'unione ipostatica Gesù si è unito davvero ad ogni uomo, non per scherzo, e si tratta di un'unione profonda, ecco, oserei dire, insomma, se non fosse un termine equivoco, quasi sostanziale. E perché? Perché l'umanità di Gesù è assorbita nella sua personalità divina. Quindi Gesù non è semplicemente una persona umana tra le tante, cioè un individuo della razza umana, ma è una persona divina che ha unito a sé la natura umana. Quindi, come dire, non unendosi moralmente con una persona umana, ma realizzando l'unione ipostatica, cioè l'unione, ripeto, della sua persona divina con una natura umana creata in tutto simile alla nostra, e ha, diciamo così, in questa operazione coinvolto tutte le singole persone presenti, passate, future, in cui la natura umana si specifica. Sono concetti elevati questi qui, però bisogna dirli, insomma, anche per... Quindi significa che anche una persona che Gesù non lo conosce, non lo vuole, ha, pur in forma ignota con lui, un legame. Un legame che in qualche modo è sia pur tenuamente, impercettibilmente efficace. Gesù spiega, essendo legati questi cuori umani, allora, se io muovo un desiderio, il filo dei desideri eccita il loro. Se si muovono gli affetti, il filo degli affetti muove gli affetti loro. Se amo, il filo dell'amore eccita l'amore loro. A considerare bene, questi sono tre fili, no? Quindi qui potrebbero trovarsi le decodificazioni dei l'orvede, il filo dell'amore. Presumibilmente il filo degli affetti è quello dell'argento e quello del desiderio è quello rosso, presumibilmente. E ecco, solo che niente avvertono. Qui chiaramente l'avvertimento non è un avvertimento che renda in qualche modo percepibile questa operazione, perché per vedere questa cosa c'è bisogno di una grazia straordinaria, che Gesù te l'ha fatta, te la mostri, ecco. E l'avvertimento è che queste sollecitazioni in qualche modo giungono al nostro cuore, quindi diventano percepibili. Quindi un buon desiderio, un buon affetto o un moto di amore soprannaturale divino verso Dio, verso il prossimo, è che parte sempre da Gesù. Quindi qui c'è una, come dire, una spiegazione vivente e reale, potremmo dire, no? Di come funziona la grazia di Dio. E ecco, quindi tutto parte sempre da Lui, e questo lo sappiamo. E tutto si muove in noi tanto quanto trova un terreno fecondo e corrispondente.
Io però rimango sempre molto molto stupito, ci pensavo anche nei giorni scorsi, no? A come tutto quanto il mondo spirituale, ripeto, si muove intorno a noi senza la nostra percezione. Pensiamo per esempio ai sacramenti, quando partecipiamo alla messa, quando facciamo la comunione, quando ci confessiamo, pensiamo alla presenza dei nostri angeli custodi che abbiamo visto qualche giorno fa. Sono tutte cose, che si muovono realmente intorno a noi, cioè io quando celebro la messa non è che sto a fare, cioè c'ho Gesù Cristo in mano, insomma, no? Quando facciamo la comunione riceviamo Gesù nel cuore, nell'anima, e quindi mi fa sempre un po' impressione, insomma, pensare che tutte queste cose così belle ci si muovono intorno e non ne possiamo essere, come dire, pienamente coscienti, no? Sempre in maniera indiretta, no? E purtroppo questo accade nella via del bene, accade anche nella via del male. Il Papa nei giorni scorsi ha fatto un'omelia dove parlava dei demoni educati, cioè di quelli che ti entrano dentro casa sotto venti da spoglia, tu te li trovi dentro casa e non sai da averci ospiti dentro di te, e questi con la loro astuzia e furbizia purtroppo ti portano a fare quello che vogliono loro, senza che tu ti sembra, insomma, che non succede niente, che è tutta quanta roba che dipende da te. Ecco, è bene meditare attentamente su queste cose, perché tutto ciò che si muove nell'ambito della fede è per noi sempre oggetto di conoscenza indiretta, mai diretta. Come faccio a capire che mi muove il diavolo? Mi muove il diavolo se io vedo che i miei pensieri e i miei desideri vanno verso cose brutte, d'accordo? Brutte, impure, oscene, che portano disordine, che portano divisione, che portano impazzimenti di passione di ogni genere, eccetera. Ma faccio capire che mi sta muovendo un desiderio, un filo rosso che parte dal cuore di Gesù, quello è un desiderio santo. Ma più di questo, in questa vita, salvo grazia straordinaria del Signore, ovviamente, ordinariamente non è percepibile. Ecco, qui invece poi Gesù approfondisce un po' il discorso delle anime particolarmente a lui gradite, a cui può comunicare non soltanto, ecco, questa rete ordinaria, diciamo così, di grazie ordinarie, ma una partecipazione più profonda al mistero della sua passione a beneficio dell'umanità, perché dalle pene, dalle piaghe e dal sangue di Gesù sono usciti rami carichi di frutti e di fiori. Anche questa chiaramente è un'immagine, no? I fiori, diciamo, allietano l'occhio e i frutti alimentano il corpo, quindi tutto ciò che di bello e di sostanziale c'è per la nostra vita sgorga dalla passione di Gesù. Questo è evidente. Il discorso parte dal fatto che Luisa rimane meravigliata che la bontà del Signore partecipava a tutti i suoi beni senza escludermi di niente. Quindi attenzione, un'anima vittima non è solo un'anima che soffre con Gesù e tanto a beneficio dei suoi fratelli che non sanno che lei soffre e lei neanche sa per quali situazioni il Signore usa quelle sofferenze, altra cosa anche questa che rimane avvolta nel mistero. Ma questa è un'anima che è innanzitutto depositaria dei beni di Gesù. In tutti i tempi ho tenuto anime che, per quanto una creatura può, in qualche modo perfettamente potesse ricevere lo scopo della mia creazione, redenzione e santificazione, e potesse la creatura ricevere tutti i beni per cui l'ha creata. Redenta e santificata. Quindi qui di nuovo apriamo gli occhi sul mistero del Signore che ci ha fatto un sacco di doni immensi, e questo è un tema tipico delle rivelazioni del Sacro Cuore, e non trova chi li voglia ricevere, chi li voglia prendere. Ecco, a questo però supplisce lui stesso, disponendo attraverso l'ordine della provvidenza, di
della giustizia e dell'amore, che in ogni tempo ci fosse almeno un'anima che potesse partecipare tutti questi beni donati da Gesù. E poi comincia a fare anche gli esempi. Durante la passione, sua madre, nessuno, la Madonna è proprio colei che è la creatura che ha potuto prendere tutto quello che Dio voleva dargli, senza niente rimandare indietro e senza mai chiudere nemmeno un minimo spiraglio a tutto ciò che il Signore voleva darle. Colei che tutto ha ricevuto e colei che tutto ha dato, perché c'è sempre questa duplice relazione, no? E quindi tutto quanto riceve, ma trova Gesù in lei la soddisfazione, la gratitudine, il ringraziamento, la lode, la riparazione e la corrispondenza da adorare a tutti gli altri. È bene approfondire questi termini, no? Perché questo, come dire, segna anche la nostra, come dire, reazione ad ogni beneficio che riceviamo dal Signore. La gratitudine, anzitutto la soddisfazione che diamo a Gesù, perché se noi possiamo ricevere un regalo, il Signore è contento, soddisfatto, dice: no, ho sofferto tanto, ho faticato tanto, però almeno questo regalo glielo posso fare a questa persona, lo accetta, lo accoglie. La gratitudine, noi dobbiamo ricordare, io sono sempre molto sensibile a questa virtù, perché la gratitudine, dice San Tommaso, l'ho detto innumerevoli volte, ma lo ripeterò altrettante, è una parte integrante della virtù cardinale della giustizia. Cioè non è una cosa, sai, mi ha fatto una cosa bella, mo quasi quasi gli dico grazie. No, no, dire grazie è doveroso quando riceviamo un beneficio. È un dovere, non è un optional. E non è soltanto dire grazie, no, ma è anche, capite, la gratitudine obbliga anche noi esseri umani in qualche modo a trovare il modo per ricambiare. Perché se uno riceve un beneficio, se tu invidi a pranzo una persona e questo viene a pranzo e ti fa un bel regalo e questo poi te invita a pranzo, mica puoi andare con le mani in mano. Cioè questo è ovvio, questo qui, no? Ecco. Il ringraziamento, veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo, ascoltiamo ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa. La lode, il moltiplicare le lodi dell'Altissimo, questo sia attraverso le forme liturgiche. Sappiamo che il più grande canto di lode e più gradito al Signore è quello che sale a Lui attraverso la preghiera ufficiale della Chiesa, la liturgia delle ore, ma c'è anche la lode spontanea del cuore. Poi la riparazione, perché non devo pensare soltanto al beneficio che ho ricevuto io, ma anche al fatto che lo stesso beneficio molti l'avrebbero ricevuto, non lo ricevono perché chiudono il cuore, non lo vogliono. Questa è una cosa che va riparata, come il Sacro Cuore ha spiegato benissimo a Santa Margherita Maria. E poi la corrispondenza, nel senso che ogni dono ha come fine sempre un portarci un po' più avanti, un po' più in alto verso la santità, e questo dipende da tanto quanto noi vi corrispondiamo. A chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere, dice Gesù nel Vangelo. Queste disposizioni che erano perfette nella Madonna e che Gesù dice dovevo trovare in tutti gli altri, dobbiamo fare in modo di fargliele trovare noi, anche se ricevessimo comunissime e normalissime grazie ordinarie, ma noi le chiamiamo comunissime e normalissime, ma sono comunque dei doni divini e grandi e meravigliosi, insomma, no? Ecco. Ecco, quindi Gesù ha una cura particolare. C'è questo mistero anche, no? Ci previene queste anime, nobilito l'anima, il corpo, il tratto, la voce. Questo un pochino si vede, perché la trasformazione delle persone nella grazia e si coglie anche appunto da delle manifestazioni esteriori, che si vede subito che quando una persona è toccata dalla grazia sono, come dire, manifestazioni spontanee. Cioè non è che la persona, come dire, deve fare un'attenzione particolare, quindi si sforza, ecco, non lo so, di avere un tono di voce
grazioso, garbato, ma diventa uno stile. Ecco, perché il lavorio della grazia, certamente che è tutto profondamente interiore, però inevitabilmente poi influisce nell'esteriore. Cioè una persona che vive nell'amicizia di Gesù non può per non parlare sboccacciato, non è possibile, d'accordo? Non può, non lo so, gridare ordinariamente, avere toni sprezzanti, superbi, arroganti, non è possibile, d'accordo? Quindi questa non è detto che sia un grande peccatore, insomma, no, ma è un'anima in cui ancora il lavoro della grazia si trova a un livello incipiente, embrionale, oppure andando a messa tutti i giorni, ma se non si vedono, insomma, queste cose, stiamo ancora distanti. E più, ecco, la grazia trova tutte quelle disposizioni che abbiamo poc'anzi viste, e più avviene questa trasformazione. E si nobilitano anche i tratti del corpo, d'accordo? Nel senso che non è che si vengono cambiati i connotati, no? Però il modo di muoversi, la gestualità, gli sguardi, tutta quanta una serie di piccole cose, no? Che noi anche inconsciamente cogliamo nella comunicazione, che ha tassi di incidenza molto molto forti, quella, soprattutto la comunicazione visiva, si trasformano. Quindi il corpo, il tratto e la voce. Cioè, immaginiamo come fosse la voce di Gesù e della Madonna. Cioè, penso che non si possa immaginare, però sicuramente sarà stata una voce che solo a sentirla ti ravviva il cuore, insomma. Ecco, quindi quando si arriva, diciamo, a alti livelli, anche qui Gesù spiega: tra me e essa passa una tale elettricità d'unione che l'anima stessa non tutto può comprendere in questa vita, tanto può fare una cosa nuova. Bisognerà segnarsi che molto non si può comprendere in questo mondo, perché siamo in stato di via, quindi siamo molto miseri. Però Gesù dice: sebbene lo comprenderà con tutta chiarezza nell'altra. Cioè, ci saranno molte sorprese, ecco, nell'altro mondo. Ecco, qui dobbiamo anche camminare accettando questa cosa che è voluta da Dio. Cioè, Dio vuole che noi camminiamo, dice San Paolo, nella fede, non ancora in visione, nel chiaro oscuro della fede, che molte cose non le comprendiamo, ma però ci adeguiamo a quello che dobbiamo fare, e pur non comprendendone pienamente tutti quanti. Cioè, se io faccio un digiuno, adesso l'ultima considerazione, non è che io vedo l'efficacia di quel digiuno. Io sento solo fame quando sto a fare il digiuno, capito? Poi certamente si dice Gesù che bisogna farlo, che questo vince i demoni, che si ottengono la conversione dei peccatori, il sollievo delle anime del purgatorio, che se trattengono i flagelli della divina giustizia, io lo faccio, d'accordo? Ma nel momento che sto a fare il digiuno, che sento? Che mi sto a morire fame, questo sento. Ecco, poi nell'altro mondo certamente tutti quanti gli effetti spirituali che produce un atto di questo genere, fatto nel debito modo, insomma con umiltà, eccetera, a qua non si vedono altrove. Questo è anche un pochino il fondamento della meritorietà della fede, in cui vuole il Signore che noi in questo mondo camminiamo. Bene, ti chiediamo aiuto, Santa Vergine Maria, innanzitutto per fare attenzione alla disattenzione. Ecco. E
prendere una seria risoluzione, ecco, di mettere, ecco, in cantiere le operazioni che devono essere poste in essere, perché almeno per tutto ciò che sta in noi, questa brutta cosa che abbiamo visto, anche i brutti danni che fa, possa essere tolta dalle nostre anime, anzitutto. E poi, ecco, ti chiediamo la grazia, ecco, di imparare sul tuo esempio a corrispondere perfettamente alla grazia, a non mandare sprecate con nessuna delle cose belle, dei doni che il Signore ci dona, che è una cosa bruttissima, ecco, nella consapevolezza del molto che ci do e che ci dà, anche se noi non lo percepiamo, ecco, e quindi del molto che siamo tenuti a ricambiare, anzitutto però accogliendo quello che Lui ci dona e corrispondendo adesso, ecco, ricambiare come Lui desidera, in modo adeguato, i doni che sgorgano dal suo cuore infinitamente amante. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.